Amici, venite sul Monte Grappa perché qui avrete la possibilità di conoscere due prodotti lattiero-caseari del Veneto, il formaggio bastardo e Morlacco del Grappa. Cos'hanno di particolare questi formaggi? Sono fatti con il latte di queste malghe. Io sono insieme a Terenzio Borga, che è il presidente Buongiorno. dell'APROLAV, dell'Associazione Produttori di Latte del Veneto, che ormai da 18 anni, diventate maggiorenni quest'anno, Esatto. promuovete un evento, un'iniziativa, una manifestazione qui a Malga Campo Croce, che vede come protagonisti questi due prodotti, ma non solo. Beh, diciamo che quest'anno la 18ª edizione è la più la mostra dalla quale abbiamo iniziato la promozione come APROLAV. C'è stato chi ha avuto la lungimiranza di dire cosa dobbiamo fare per riuscire a fare qualcosa. Ricordo cosa dicevano i sindaci di Borso: vogliamo riportare le vacche sul Grappa. In quel periodo, in quel tempo, non solo non avevano le vacche nelle malghe, ma addirittura non potevano neanche fare il Morlacco del Grappa, perché è un formaggio latte crudo, in condizioni igieniche e sanitarie che secondo qualcuno non andavano bene. Sono venuti su Mario Innocente e il nostro grandissimo direttore Bruno Bernardi. In tutto questo percorso il Morlacco è diventato presidio Slow Food e già negli ultimi anni, soprattutto l'ultimo, ha ricevuto il primo premio, il Casius Veneti, ma soprattutto ha vinto tutti i premi che c'erano a disposizione, compreso quello della critica, di una giuria formata da rappresentanti ONAF, da giornalisti enogastronomici e tutto quello che ci va dietro. La soddisfazione più grande per noi è stata proprio quella: portare i prodotti di questa fantastica montagna, di questa montagna sacra alla patria, ad avere il risalto, la storia e la tradizione che meritano. Perché oltretutto premiando il lavoro dei malghesi che tutti i giorni sono qua, tutti i giorni lavorano e per mantenere questo ambiente sano e tradizionale come è sempre stato. Bisognerebbe essere qua un giorno con loro per capire le difficoltà che ci sono. Allora magari qualcuno che protesta per i 240.000 euro, che sono pochi per vivere, si farebbe un ragionamento e capirebbe qualcosa. Cosa vuol dire essere veramente a disposizione dell'Italia? Insomma, oggi i formaggi Bastardo e Morlacco del Grappa sono conosciuti sempre di più, anche grazie tra l'altro ad un accordo con la grande distribuzione. Vogliamo parlare anche di questo? Diciamo che noi, in un progetto del PSR della Regione Veneto insieme con l'Università di Padova e il Centro Veneto Formaggi, siamo riusciti a produrre il bastardo di sola vacca burlina. Questo perché il Morlacco, il bastardo di sola vacca, questo per premiare quei produttori che hanno avuto il coraggio di continuare a tenere questa razza autoctona del Grappa, meno produttiva rispetto alle altre, ma con la storia, con la tradizione che effettivamente questi luoghi, questi pendii hanno portato negli anni. E come hai detto tu, c'è sensibilità da parte di una grossa catena di supermercati, la Lì, per darci una mano in questo. Nel senso, loro, come hanno saputo della nostra iniziativa, hanno cercato l'esclusiva. È vero quello che dici tu, che la grande distribuzione si sta accorgendo che i prodotti del territorio, i prodotti nostri tipici veneti, sono qualcosa di eccezionale e stanno in qualche maniera cercando di inserirli nei loro punti vendita con forza. È l'obiettivo che ci eravamo prefissi: valorizzare i prodotti del Veneto, e ci stiamo riuscendo. Il Casius Veneti quest'anno arriverà alla 10ª edizione, ancora a Villa Emo. Noi siamo qua per fare il lavoro per quale siamo stati delegati. Noi allevatori siamo orgogliosi di far parte di questa catena, di questa filiera che è così importante per il tessuto economico della Regione Veneto. Saremo sempre al fianco di chi vuole fare qualcosa di concreto per salvare quelle che sono le nostre produzioni. Oggi siamo qui sul Monte Grappa, ma altra vetrina dei prodotti veneti, Casius Veneti, ricordiamo le date. Quella più importante, il Casius Veneti, è la manifestazione alla quale partecipa tutto il Veneto, oltre a 300 formaggi, oltre 90-100 produttori trasformatori, per cui noi siamo orgogliosi di essere ancora quest'anno a organizzare questa manifestazione. Verrà fatta il 4 e il 5 di ottobre a Villa Emo, come è stata fatta l'anno scorso, e speriamo che abbia il successo che ha avuto sempre negli ultimi anni. Grazie a Terenzio Borga, presidente dell'APROLAV. E qui a Malga Campo Croce incontriamo, come ogni anno, Fulvio Fettenà, che è consigliere provinciale, anzi presidente del consiglio provinciale di Treviso. Allora, una manifestazione che qui oggi ovviamente parla di formaggio, ma siamo in un luogo, il Grappa, che ci ricorda anche qualcos'altro: la nostra storia, una grande guerra.
Sicuramente non solo la nostra storia, le nostre radici. Qui ogni famiglia di Trevigiano, Vicentino o Feltrino ha avuto un nonno, uno zio che ha combattuto in queste asperità. Quindi questo luogo è sacro. Oggi siamo qui a festeggiare i formaggi, ma siamo anche nel centenario della Grande Guerra, questa immane tragedia che adesso con una serie di iniziative condivise sia dalle province, sia dalla regione e dal governo centrale porteranno delle manifestazioni giustamente per ricordare questi luoghi di sacrificio, luoghi di sangue, luoghi di malessere che poi sono ricaduti nella popolazione portando non solo lutti ma anche carestie, portando tutta una serie di negatività. Ma oggi festeggiamo i formaggi, questa perla all'occhiello che ogni anno si svolge in questa meravigliosa, in questo meraviglioso contesto del Grappa, Malga Campocroce. Un plauso a chi ancora tiene vivo queste realtà che sono i malgari, senza di loro, e vi posso assicurare che oggi noi siamo qui per una giornata di festa o al massimo due, ma chi ci deve vivere in questo contesto per tutto l'anno? Sfido chiunque a resistere poco più di 15 giorni e poi scappa subito in pianura, perché qui o si ha nel sangue la montagna e queste difficoltà oppure non si può stare. Chiudiamo qui da Malga Campocroce insieme a due ospiti, Bruno Bernardi, direttore dell'APROLAV, l'associazione di produttori latte del Veneto, e Amedeo Gerolimetto, consigliere regionale. Buongiorno, allora direttore, una bella manifestazione, molto movimento, tanta gente curiosa che oggi tra l'altro ha avuto la possibilità anche di conoscere, oltre al Morlaico, al Bastardo del Grappa, anche il Bitto, altro formaggio, insomma direi una manifestazione riuscita. Sì, è molto riuscita, speriamo che anche il tempo tenga e quindi abbiamo il massimo, anche perché oggi festeggiamo i 18 anni di questa manifestazione della mostra del Morlacco e del Bastardo del Grappa, e quindi è un appuntamento importante, e per festeggiare questa ricorrenza abbiamo pensato di individuare, considerato che il Morlacco del Grappa è un presidio slow food, un altro presidio che potesse assomigliare per cultura, per storia, per tradizione al nostro, e l'abbiamo individuato nel Bitto. E proprio ieri ho scoperto che nel 2002 è stato proclamato presidio slow food il Morlacco e nel 2002 anche il Bitto, quindi abbiamo fatto un gemellaggio importante. I produttori del Bitto sono arrivati molto contenti qua e quindi adesso speriamo che riusciamo a dare soddisfazione anche a loro. Grazie direttore, non lo prego, finisca. Basta. Allora, il tempo meteorologico è sempre più imprevedibile, consigliere, abbiamo visto quello che è successo purtroppo a Refrontolo. Il dramma di Refrontolo, però appunto di fronte a questa situazione è sempre più indispensabile che ci sia un presidio del territorio, e in questo la montagna ha un ruolo fondamentale. Queste avvisaglie terribili che ci arrivano ci dicono appunto che dobbiamo avere la massima attenzione nei confronti di chi è ancora disposto a vivere in montagna, a presidiare la montagna affinché la conoscono, e queste sono proprio le persone che la conoscono bene, e a fianco a queste noi riusciremo sicuramente, attraverso un attento e accurato investimento anche ai fini della sicurezza idraulica, essere a fianco a questi, perché questi disastri che succedono siano sempre meno, anzi che non si verifichino. Però è indispensabile, ancora una volta ripeto, la presenza dell'uomo, in questo caso come in questa manifestazione, che sono le persone che sono in malga durante l'estate e che con la loro presenza garantiscono anche la tutela del territorio. Ecco, lei fa parte anche della Commissione Agricoltura, se non sbaglio. Sì. Ecco, per la montagna che cosa avete pensato? Beh, teniamo presente che il piano di sviluppo rurale che abbiamo appena licenziato una settimana fa, oltre il 35% delle risorse, in questo caso, sono destinate alla montagna. Credo questo è un fatto eccezionale, è la dimostrazione dell'attenzione che abbiamo nei confronti di questo territorio. E proprio in questi giorni anche stiamo discutendo nuovamente di una legge specifica sulla montagna, affinché proprio siano affrontati i problemi che questa rappresenta, o meglio ancora, fare in modo che sia fatta un'analisi, una lettura attenta delle problematiche che possono insorgere in montagna e essere a fianco di chi è disposto a vivere in questi territori difficili, perché solo così, ripeto ancora una volta, questo ambiente riesce a essere un ambiente di felicità per certi aspetti, di soddisfazione, solo se riusciamo a popolarlo.
Lei ha assaggiato il Morlacco e il Bastardo del Grappa. Beh, il Morlacco e il Bastardo del Grappa sono due eccellenze straordinarie del settore dei formaggi che in questo ambiente, in questa occasione, tra l'altro, sono i festeggiati per eccellenza. E tra le novità di questa 18ª edizione della mostra dei formaggi del Grappa e della Montagna Veneta c'è un gemellaggio con un altro formaggio di Malga, il Bitto. Un formaggio che viene dalla Valtellina, noi siamo insieme al signor Paolo, di cognome? Ciapparelli. Ecco, del consorzio di tutela, immagino. Consorzio salvaguardia Bitto Storico. Bitto Storico, allora, che formaggio è il Bitto? Allora, è un formaggio come gli altri, ma ha una caratteristica particolare che è quella dell'invecchiamento, che è una cosa unica perché è l'unico formaggio conosciuto che può andare ai 10 anni e così, per cui noi abbiamo puntato tutto su questa caratteristica, non perché era più buono degli altri, che ci sono cose più buone, ma proprio perché era unico, perché è l'unico che può essere invecchiato così. Formaggio di Malga, formaggio prodotto, la caratteristica principale è che è a caldo, cioè non si può far raffreddare il latte, va lavorato entro mezz'ora. Quale latte? Latte vaccino? Allora è un misto, è latte vaccino per circa l'80% e 10-20% latte di capra aerobica, che è la razza proprio autoctona che noi abbiamo. Qui quante stagionature avete in degustazione? Allora, io ho visto il 2004, sì, forse è il più vecchio, 10 anni. Sì, più vecchio. Ma come fa a resistere così tanto? Ma è proprio questa, vede. Tutti i grandi prodotti hanno diritto anche a avere, oltre che hanno la storia, però dopo hanno diritto alla leggenda. Sembra derivi da un'antica parola celtica che era bitu, perenne, che voleva dire. Per cui i documenti storici ci sono dal 1300, per cui ha 8 secoli di documentati, però esistono dei muri perimetrali che risalgono a 2000 anni. La caratteristica è proprio, si è perfezionato un tipo di lavoro, lavorando a caldo favorisce questo discorso e in più noi scaldiamo tipo un parmigiano reggiano, per cui è una temperatura altissima che lo sterilizza, per cui ne favorisce l'invecchiamento. Grazie. E abbiamo qui il più giovane dei premiati di oggi qui sul Monte Grappa. Vogliamo sapere come ti chiami? Luca. Luca, allora la tua malga invece come si chiama? Malga Coston. Allora, ma che premio hai visto? Hai vinto? Faccelo vedere. Allora, hai vinto il primo classificato formaggio bastardo del Grappa. Ma lo fai tu il bastardo? No, no. Mia mamma. Tua mamma, però scommetto che le dai una mano. Sì. Allora abbiamo qui assessore Mirko Lorenzoni, assessore all'agricoltura della provincia di Treviso. Insomma, abbiamo il futuro, no? Qua abbiamo il futuro, siamo felici di vedere giovani ragazzi che sono appassionati della montagna, sono appassionati anche dei formaggi di Malga, quindi faccio complimenti a questo ragazzo. Ma faccio complimenti all'Aprolab, al direttore e al presidente che ha portato avanti questa attività, che quest'anno ha compiuto anche 18 anni, quindi la maggiore età. E quindi anche un ringraziamento comunque va fatto a tutti i malghesi che portano avanti ancora le mucche in alpeggio e tengono pulita veramente questa montagna bellissima, che è un territorio anche sacro alla patria. Ricordiamo che il prossimo anno c'è il centenario anche della Grande Guerra. Esatto, ricordiamo. Quali sono le iniziative in programma, assessore? Ce ne sono alcune in particolare? Ma ci sono tante iniziative sulla Grande Guerra naturalmente, ma ci sono anche tante altre iniziative sul mondo agricolo, sul mondo per quanto riguarda poi la promozione della tipicità dei nostri prodotti che fanno grande il nostro turismo in provincia di Treviso. Abbiamo avuto anche quest'anno nei primi 6 mesi un incremento del 10% grazie all'enogastronomia, grazie a questi prodotti tipici. Bene, grazie Mirko Lorenzon, grazie a, ripetimi il nome? Luca. Grazie a Luca e qui da Cima Grappa, da Malga Campo Croce e tutto, ridiamo la linea allo studio.